Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Carlo da Orbassano vorrebbe sapere perché la spalla destra è più bassa. La spalla destra è più bassa perché la mano destra è più sotto nel grip. Per i giocatori mancini è la spalla sinistra che sarà più bassa. Quindi, se noi avessimo le mani parallele sul grip, noi saremmo con le spalle parallele. Nel momento in cui noi impugniamo il bastone, la mano destra è leggermente più bassa rispetto alla mano sinistra e quindi la spalla destra è poco più bassa rispetto alla sinistra. La nostra bravura adesso è mantenere la centralità e andare a dare la possibilità al corpo di muoversi mantenendo sempre quella che è la posizione. Quindi la spalla destra arretra e poi arretrerà la spalla sinistra. Però lavoriamo bene sulla posizione davanti a palla. Quando noi lavoriamo sulla posizione davanti a palla dobbiamo rispettare bene le nostre costruzioni, la nostra elasticità fisica. Quindi quando io impugno il bastone la mia spalla destra è poco più bassa, perché come abbiamo detto la mano destra è più bassa, non devo mettermi in una posizione che è questa, perché se io mi metto così non rispetto più le linee del corpo parallele e quindi il mio bastone va a subire nella sua traiettoria. Più io trovo una posizione naturale davanti a palla e meglio è. Quando io mi metto davanti a palla lascio cadere bene le braccia, così vado a trovare la distanza, metto la mano sinistra e posiziono la mano destra. Ho una posizione naturale davanti alla palla. Noi dobbiamo rispettare il più possibile posizioni naturali per rendere un gesto che è abbastanza complicato il più naturale possibile. Vi aspetto alla prossima puntata.